Sottolineo il pitch, l'inizio e l'idea di questo film. Ne stavo scrivendo un altro insieme a Filippo Bologna e il buon Calosci, produttore esecutivo di tutti i miei film. Come va la scrittura? E io dico bene, la scrittura bene. Certo è che in un momento così particolare del cinema e del cinema italiano in particolare, fosse, che ne so, l'idea di un prete che eredita un bordello in Svizzera, forse sarebbe un pochino più pizzicoroso. Ho fatto una pausa come quando Celentano mi raccontò che Yuppie-Doo non doveva essere Yuppie-Doo, sai, i cantanti mettono le parole in inglese, finto inglese, e lui aveva scritto Yuppie-Doo, dopodiché era difficile metterci qualche cos'altro al posto di quell'espressione tanto felice. E lo stesso io ho detto a Filippo Bologna il giorno dopo: senti, ma invece di continuare a scrivere questo, ma se noi facessimo... E lui ha riso come tutte le volte che racconto il film. Ovvio che, partendo da questa boutade di sapore cabarettistico, poi abbiamo fatto un film, abbiamo scritto una storia e ci piaceva raccontare, ecco, io ho parlato della mia età, raccontare i primi punti della situazione, come si dice, i primi bilanci che si fanno, i primi veri bilanci che si fanno alla mia età. Non li fai certo a 30, non li fai certo a 40, non li fai certo a 50. Quando incominci a intravedere l'età della pensione, i 60 anni, incominci a dire nella vita di ciascun uomo: ho fatto bene o ho fatto male. Ecco, la cosa che ci ha divertito molto è far chiedere al mio personaggio se ha fatto bene o ha fatto male. Certo, aiutatissimo dal diavolo, in questo caso un diavolo strepitoso, meraviglioso, ma lo sapete da anni che io sono innamorato fisicamente anche di Ceccherini, che mi mette di fronte a questa prova ardua. Questa prova che porterà anche a un altro tema del film, che è la redenzione. Se voi andate a parlare con chi ha frequentato il Meretricio, vi diranno tutte le stesse cose. Cioè, io ho parlato, sono dovuto andare in questi bordelli svizzeri per lavoro, chiaramente, anzi, ho rilasciato anche fattura al nome della 01, e che l'argomento, dice, forse non ce lo passano, perché insomma c'era scritto delle cose, sto scherzando ovviamente. Però, parlando con questo direttore, mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. È un direttore in Svizzera che ha 5 di questi locali. Mi ha detto: sai, allora, primo passo, viene in mente a una ragazza di fare un lavoro del genere. È abbastanza strano, però c'è. Secondo passo, o ti viene proprio naturale e lo fai con estrema naturalezza, oppure è chiaro che incominciano a dirmi tutte le stesse cose: ma quello non mi piace, mi piacerebbe più uno che assomiglia al mio ex fidanzato. E allora è chiaro che non va bene. Però questo per dirvi che tutte hanno un piano B, tutte, anche quelle che gli viene naturale, vogliono arrivare a far qualcosa, capito? Ed è questa la parte bella. La parte bella della nostra storia è anche queste ragazze che a un certo punto, complice il valzer di non so come, Stocca Stocca Tovic, Stocca Stakovic. Stocca, perché costa un sacco di soldi, sì, che mi viene sempre di dire Stocca Stocca, è il momento in cui loro prendono coscienza. Ecco, basta, fine. Io ho detto delle cose forse che c'erano già scritte, però mi piace ribadire una cosa personale, il mio eccezionale divertimento. Sempre e comunque ci siamo visti qui, ripeto, nel 95, e tutti gli anni non vedo l'ora di fare il mio film, prima ogni anno, ora ogni due, perché insomma l'età è quella che è. Però il mio totale divertimento. Sabrina, quando abbiamo iniziato a scrivere il personaggio, ci è venuto subito in mente Sabrina, perché doveva essere un personaggio molto affascinante, molto elegante, perché avete visto la Maison de la Joie, è veramente una casa di appuntamenti 5 stelle L, e ci siamo incontrati, abbiamo parlato, come spesso succede, per capire io se
la persona, non il personaggio è giusto, abbiamo parlato di tutt'altro per un'ora, dopodiché gli ho detto, ah, comunque ci siamo incontrati non per parlare di tutt'altro, ma io ho scritto questo copione, mo vediamo se mi diverte, ha detto una cosa del genere. Il buon Marcello Fonte, Ceccherini l'ho già detto ormai parlo di Ceccherini con la punta di omosessualità che tutti ci abbiamo, il buon Marcello Fonte, come tutti mi sono innamorato follemente quando l'ho visto in Dogman. E l'ho chiamato anche lì molto informalmente e la cosa che lui mi ha chiesto subito, ma io sono capace di fare la commedia, ho detto guarda, tu c'hai talmente tutti i colori che un attore bravo, spontaneo e luccicante come te, shining man, quel luccicante come te può avere, e incontriamoci. Ci siamo incontrati anche lì perché ormai il sistema è quello. Si è presentato con un giubbotto che in confronto questa giacca non è niente, un giubbotto, un'America, in America, mi ha detto, con tutti i paperini che parlavano tra di loro, ho detto è un matto furioso, va benissimo con me, va benissimo con Sabrina, va benissimo con Ceccherini. E ha fatto qualcosa se io avessi chiamato un comico puro, secondo me, l'avrebbe fatto come l'avrei fatto io quel personaggio. Invece lui, secondo me, perché poi è brutto chi si loda, si imbroda, ha fatto una performance talmente sospesa, come lui, un po' come quando arriva lì, è come quando lui, persona, è arrivata a fare una commedia che non aveva mai fatto, un po' sospeso, capito? E poi mi divertiva molto il fatto che laddove per Don Simone è l'inferno, per lui invece dopo una frazione di secondo, appena vede la nostra Margot, è il paradiso e sostiene quello per cui meglio avere una prostituta allegra accanto che una moglie triste per tutta la vita. Ceccherini, tra l'altro, che è, ve l'ho detto, è uno sceneggiatore anche alla, secondo me, alla Citti, alla, capito? E evidentemente ha scritto il nuovo film insieme a Matteo Carrone e segue le riprese in Africa. E si sono portati anche il buon Fonte, perché parla con le scimmie in maniera corretta, dice che interpreta il pensiero delle scimmie perché è una mente suprema. Raccioni lo conosciamo, no? Quindi è un regista anche molto amato, l'ho visto i suoi film, quindi mi piace, c'è uno stile suo, è una commedia diversa. Ho fatto film anche di quella saga, diciamo, di Laurentiis, che si muovono su una comicità spesso grottesca, ben diversa. Lui ha una vena molto romantica, sono commedie molto eleganti e lo conoscevo, ecco. Poi c'è stata questa possibilità, ci siamo incontrati, ho letto il copione, ma chiaramente insomma, la mia adesione è stata prima alla persona e al regista che conoscevo prima ancora della sceneggiatura. Poi la sceneggiatura era molto divertente, carina, sulle corde appunto, su quello che mi aspettavo, ecco, di leggere di Leonardo, e quindi ho accettato. Quando si è iniziato con Giovanni Veronesi nel 94 si è sempre detto dignità al tuo personaggio. È chiaro che 30-40 anni ho raccontato l'amore che ti travolge, queste bellezze eccezionali rispetto all'omino normale che fa fatica a conquistarle. Poi ho cominciato a raccontare con un fantastico Via Vai le incertezze invece dell'amore dei cinquantenni, e adesso mi toccano i preti, i babbi e qualche nonno tra 20 anni. Per quanto riguarda la fede, io sono come San Tommaso, e è chiaro che io dico, io sto tra San Tommaso e Margherita Hack. Il mio riferimento culturale da sempre è stata quella donna meravigliosa, geniale, e che era Margherita Hack, che quando gli facevano le interviste erano dei momenti, tra lei e Paolo Poli non sai chi ne ha dette più belle e con una eleganza feroce, per cui io sto tra lei e San Tommaso, vale a dire, credo che potrebbe finire come in un grande boh, capito? Qualora mi si presentasse
il buon Dio davanti, io da buon cabarettista mi butto in ginocchio e gli dico: ci ho sempre creduto, fai di me all'Aber, capito, alla Gigi, il personaggio che io la conoscevo bene, mi butto in terra e dico: ci ho sempre creduto, mi raccomando, mettimi nei piani alti dove ci sta sicuramente il mio babbo, il mio nonno e tutte quelle persone alle quali voglio bene. Che è questo, mi affascina molto. Io quando mi sono vestito da prete ci ho creduto, cioè io abbiamo girato alla chiesa di San Salvi. San Salvi era proprio quasi una cittadina che negli anni 50-60, ma forse qualcosa c'è rimasto, era un centro di igiene mentale. Vedi, ho detto centro di igiene mentale perché se dicevo manicomi, manicomi è scorretto, però l'abbiamo sempre chiamato manicomi, cioè, parlo come Vittorio Cecchi, l'abbiamo sempre chiamato manicomi, capisco perché adesso centro di igiene mentale. Allora, quando io mi sono messo l'abito e la troupe non c'era, arrivava qualche signora, qualche vecchietta si può dire, sì, vecchietta, arrivava qualche vecchietta e più di una volta mi è venuta voglia proprio di confessarle, capito? Poi la cosa bellina, perché ho parlato del centro di igiene mentale, e a un certo punto mi sono innervosito, non mi ricordo per che cosa, non mi succede mai, in 14 film non mi era mai successo, e ho cominciato a camminare, no? Perché se uno cammina si è... Però tutto vestito da prete. Sono arrivato nel giardinetto del centro di San Salvo e c'erano due signore che mi hanno guardato e mi hanno detto: oh, che ragioni? Cambiamo mestiere. Dico: sì, sono qui adesso nella parrocchia. E mi sono messo a parlare con... È arrivato Cordaro, che qui a riprendermi, perché sapeva che mi sarei allontanato, e mi ha preso per la mano, proprio come si faceva con i matti di una volta, e mi ha riportato sul set. Il che non cambia molto, perché voglio dire, a fare sto mestiere, insomma, non è che si batte pari, come si dice a Firenze. Siamo tutti matterelli, ma è stato un momento molto divertente. E devo dire che il prete lo rifarei subito, assolutamentissimo favorevole all'apertura delle case chiuse, assolutamente. Ho parlato sempre con questo signore, con questo direttore, che mi ha fatto morire da ridere, perché dice: è tanto che se ne parla, sta a sentire, questa è bella, è tanto che se ne parla di questa riapertura. Dice: io sono andato spesso e volentieri chiamato a Roma da dei politici a parlarne, perché io ho il know-how perfetto di come potrebbe essere. E lui mi ha detto: ma non sono mica tanto seri, sai, perché una volta parlo con uno, poi non c'è più quello col quale ho parlato 3 mesi prima, ne devo parlare con altro che vuole un'altra volta essere edotto di quello che ho detto a quello prima. Dice: io ho lasciato perdere, fantastica, questa cosa è meravigliosa. Ha detto: io ho lasciato perdere, perché è evidente, ma è chiaro che sono assolutamente favorevole. Io sto in campagna, passo, c'è un viale lunghissimo, un freddo, ne vedo 5-6 lì col telefonino, mi fanno una pena, una tristezza, ma prendile e mettile come ci sono in tantissimi altri posti. Ora poi, sai, al bar cosa si dice? In Italia non si vuole perché c'è il Vaticano. Ora mi sembra strana sta cosa, mi sembra veramente antica, come le cose antiche che si dicono alle case del popolo in Toscana. Innanzitutto penso non sia possibile fare un discorso generale, così come non esistono due persone uguali nel mondo, non credo. Mi permetto di scostarmi leggermente dalla visione di Leonardo. Non penso sia possibile dire, no, sono tutte infelici o tutte felici. Cioè, io credo che esistano delle professioniste che possono essere soddisfatte, ma così come, mi permetto forse un paragone un po' estremo, non tutti i postini sono felici di essere postini e vorrebbero fare qualcos'altro. Però io credo fortemente ci sia una dignità nella professione, anche nella lavoratrice del sesso. E così come penso che se venisse finalmente legalizzata tutta questa situazione, le ragazze sul viale che conduce a casa di Leonardo intanto non sarebbero probabilmente vittime di una criminalità organizzata che non sono io certo a dover raccontare a voi o a nessuno che purtroppo una realtà esiste e è molto pericolosa e molto, molto importante nel nostro territorio, così come ovunque, ma soprattutto in un paese in cui appunto è così criminalizzata
la prostituzione invece che essere semplicemente gestita come può essere in Svizzera o come la nostra Lena ci ha gestite nel film. E per cui penso che la priorità dovrebbe essere la sicurezza delle lavoratrici, certo. e come dice giustamente, ma anche da un punto di vista legale, si vanno a togliere dei proventi alla criminalità organizzata e si portano nelle casse dello Stato. Quindi poi, insomma, se vogliamo fare un dibattito politico. Ora, la prostituzione c'è, non è che è bandita, è un reato lo sfruttamento della prostituzione, quindi noi ci troviamo, certo, come sempre di fronte alla grande ipocrisia di questo paese. Bravo. Quindi io lascio che tu fai questo, però dato che è un mestiere pruriginoso, se ti ammazzano per strada io non c'entro niente, quindi sono sempre problemi che vanno anche oltre l'etica, proprio perché diventano inevitabilmente problemi politici, per cui che posso pensare? Io dico che quando c'è va anche tutelato, se no non ci deve essere. Ma questo non è solo, ecco, per la prostituzione, ormai questa tripla maniera di vedere le cose la stiamo proprio attuando su tutto. E come dicevamo, no, l'esasperazione di certi temi, quindi se dici spazzino, lo spazzino si offende, o c'è sempre un paladino di questa minchia praticamente che difende il fatto che non tu lo devi chiamare operatore ecologico perché spazzino è tutto un montare di grandi sciocchezze, e dopodiché credo che lo spazzino, che sia chiamato spazzino un operatore ecologico, poco cambia, e soprattutto non credo che questo sia corrispondente al fatto del rispetto della sua professione o di certi diritti. Noi molto spesso, cioè, il cinema poi è stato sempre una voce libera nel paese, diciamo che lo analizziamo spesso, il paradosso, la doppia, tripla morale, lo analizziamo spesso. Poco cambia però, e questo è il problema. E quindi sulla prostituzione è di fatto una professione perché esiste e non viene regolamentata, chiaramente, perché non rientra nelle professioni che così il buon costume ritiene giusto regolamentare. Insomma, ti dico, storie tanta rispetto a questo lunga. Come dicevamo prima, vabbè, la volgarità era appunto dietro l'angolo praticamente, quindi non è stato sicuramente facile colorare un po' i nostri personaggi, però Pieraccioni è sempre una garanzia, nel senso che, parlo anche per voi, ci ha aiutato tantissimo con la sua leggerezza, il suo sostegno, e soprattutto Sabrina per noi è stato un vero punto di riferimento, perché un po' eravamo un po' che la seguivamo tutte quante, quindi non è stato proprio complicatissimo, perché avevamo quel punto di riferimento, appunto, Pieraccioni e Sabrina Ferilli, quindi... Io sono arrivata in corsa, praticamente sono stata l'ultima selezionata, e penso di essere stata selezionata un po' per la mia audacia. E quindi ho ricordo portato... che tu sei Ameriga, sono nave Ameriga, scuola. Sì, scusate, sono Eva Moore e interpreto Ameriga, la nave scuola, appunto. E appunto, per non cadere nella volgarità, tanta leggerezza sicuramente, tanta audacia anche, ho portato con me un po' il look sicuramente, e poi anche un po' la leggerezza comunque di avere una consapevolezza della propria sessualità e del capire che le cose morali sono altre nella vita, soprattutto in questo momento storico, che ne parliamo tanto da quando penso ho iniziato a capire qualcosa che avesse a che fare con il sesso. Si parla sempre molto amaramente di come vivono le donne il sesso, ecco, forse questo film un po' comincia a spingere e a far capire che in realtà le donne hanno una consapevolezza sessuale a pari di qualsiasi altro essere umano. Al mio personaggio... Scusami, il personaggio è vero, nel senso che Alessia, lei, no? parlando sempre con il direttore, mi aveva fatto sorridere il fatto che c'era una delle sue ragazze che lavorava da lui, ma non aveva detto niente al marito, per cui lei partiva da Milano con la tastiera, perché diceva che faceva piano bar, e una volta, ovviamente, infatti nella prima versione della sceneggiatura, il marito, come è successo, si è presentato nel posto di lavoro, che però lui dice: oddio, mi aspettavo chissà che
che cosa, si sono messi in un angoletto e l'hanno risolta, dice, con grande senso del civile. E lei ha continuato a lavorare lì, evidentemente. Sicché mi faceva divertire riproporre quello schema con il personaggio della nostra Pecorari. Sì, per il personaggio d'Alessia ho preso un po' di ispirazione da una persona che conosco, che ha lavorato per anni nell'industria del sesso, a cui sono molto legata, ed è stata questa persona, quando ho fatto il provino, a consigliarmi di mettermi un laccetto di raso rosso vicino al corpo come portafortuna. E devo dire che ha funzionato molto bene. È una persona a cui voglio molto bene, che mi sento di difendere anche attraverso questo film, e rispetto proprio quello che è stato il suo lavoro per anni, e al tempo stesso vorrei essere un po' portavoce del fatto, appunto, che si sia sempre trovata un po' in difficoltà nell'esercitarlo in Italia, perché non è mai stata tutelata, e appunto si recava molto spesso in Svizzera nelle case chiuse. E insomma, un omaggio, esatto. Allora, abbiamo la nostra Maite. Allora, funziona? Funziona. Io devo dire che sei stato molto bravo con me, nel senso che Bella alla fine è stato un po' costruito anche su di me, perché io faccio anche la ballerina. E dicendo una cosa che magari può sembrare un po' banale, però realmente quando vediamo i film italiani e vediamo la gente che c'è gli attori che stanno dentro, scusatemi perché sono un po' nervosa e quindi l'italiano lo volo ancora un po'. E io sento sempre che manca un po' di realtà negli accenti della gente, nel senso che io sono una ragazza spagnola e nel film faccio di una ragazza che arriva da L'Avana. Il mio italiano è ancora peggio nel film, apposta, però è molto importante far vedere questo, perché cioè, siamo da tutte le parti, è giusto avere una dizione precisa quando vai a fare certe cose, ma anche noi facciamo parte di tutta questa realtà, quindi è stato molto bello il poter fare tutto con quella naturalità, no? E ho apprezzato molto. Poi il mio personaggio mi piace, al mio personaggio non gli piace fare la prostituta, qualcuno ha detto gli piaceva tutto, ricordo che al mio no, e niente, è stata un'esperienza bellissima, soprattutto con zia Sabri, posso dire, io dico zia Sabri. La maestra del film. E niente, è stato tutto bellissimo. Margot è francese, come avete potuto notare, in realtà nasceva romagnola e il personaggio, quindi per i primi mesi dopo il mio provino, dopo essere stata presa per la parte, lo immaginavo diverso, no? Perché comunque c'è un profondo legame con la terra da dove arriviamo, per la nostra personalità, chi siamo. Me l'immaginavo una più sfrontata, un po' più, forse se vogliamo, quasi felliniana. E nel momento in cui c'è stato un cambio di direzione, l'abbiamo voluta francese, e si è alleggerita in una maniera differente da quella che sarebbe stata la maniera forse un po' più sanguigna romagnola. E infatti quando la Sabrina, penso fosse stata improvvisata la parte del proclamarla la timida vincitrice della Miss Provenza, sono tutti degli input che mi sono arrivati e li ho trovati molto calzanti per il personaggio. Per cui è stato molto interessante. Fonte si innamora. E poi Fonte, sì, cioè è bella anche la combinazione, è stato un processo creativo veramente stimolante. La battuta più bella è stata quella di Will Smith. Avevano appena finito di dire la pace nel mondo, la pace, bisogna volersi bene. Si è alzata e ha tirato una crocca in faccia a Carlo Conti, non va bene. E ha fatto una cazzata, mi si permetta, ma veramente... Bastava, no? Bastava. Certo, sai, col senno di poi chi è che ha le risposte pronte? A me mi vengono sempre dopo 3 giorni le risposte pronte, sicché bastava che dicesse Chris Cross, guarda che è una malattia, fatele scrivere più belline le battute, e lì diventava l'eroe totale. Invece ha fatto una cosa, anche secondo me, di una gravità, per calzarsi, dare uno schiaffo a un collega in questo modo, ma
glielo vuoi dare? No, non va bene. Ma daglielo dopo, gli dice, ah, Carletto, ma che battuta hai fatto? Schelli ha fatto un errore no blu di più, sì, che non mi è piaciuto, anche perché, ti ripeto, tante volte è capitato, chi fa cabaret, io ho iniziato a fare cabaret che avevo 17 anni, e le battute, e non sono tutte buone, voglio dire, oggi anche ve ne siete accorti, qualcuna va a segno, qualcuna va a no, però è il vero schiaffo, te lo dà il pubblico quando sta in silenzio, tu fai la battutina, anche magari un po' pruriginosa, simpaticona, è una battutina di quelle che fa lo zio embriaco a Natale, che tutti si guardano e dire scemo, poverino, capito? E non ride nessuno e te piglia la pugnalata, per cui ecco, lui avesse fatto questo sarebbe diventato l'eroe della serata, e quel povero, non mi ricordo davvero come si chiama, Chris Rock, che ha reagito da Oscar lui, perché se guardava come dire, ma che è successo, ma che cos'è, scherzo a parte oppure questo ha sbroccato davvero? Poi i motivi per cui ha sbroccato secondo me sono che ci sono dei rapporti tra moglie e marito tremendi, lui ha detto è meglio che io faccia una cosa eclatante così che la mia moglie per i prossimi 10 anni non mi rompa coglione dicendo certo gli potevi dire qualcosa, certo potevi dire qualcosa, che lui ha detto oddio i prossimi 10 anni con sta battutaccia di Chris Rock mi rovineranno le colazioni, i pranzi, il panettone, e sì che preso poverino è anche lui un saltimbanco di cuore, ha pisciato fuori dal vaso come si dice a Firenze, però ha fatto veramente una cosa brutta. Però molto breve, cioè per me è stato fuori luogo quello che ha fatto lui, ma fuori luogo anche le sanzioni adesso che gli hanno messo dietro, cioè 10 anni senza poter andare all'Oscar, vabbè, comunque l'America diciamo che è piena di questi colpi di scena senza un gran senso.